L'Italia e l'Abruzzo non sono ancora fuori dall'emergenza. L'assessore regionale Nicoletta Verì invita i cittadini alla prudenza dopo l'avvio della fase 2, nella quale il virus non è sparito, è ancora presente e va fronteggiato con le misure che abbiamo imparato a conoscere. La principale è il distanziamento sociale. In questi giorni ho visto immagini per strada di persone molto, troppo vicino, senza rispettare quella distanza sociale di cui abbiamo sempre parlato. E umanamente comprendo che queste manifestazioni dopo settimane di clausura se ne sente il bisogno, però sono questi i comportamenti più pericolosi che vanno evitati. Gli allentamenti della fase 2 vanno tenuti sotto controllo. Una forte ripresa dei contagi costringerebbe le istituzioni a nuove chiusure, magari localizzate a mo' di zone rosse. Il decreto firmato dal Ministro della Salute Speranza lo scorso 30 aprile fissa dei parametri sintetizzabili in tre binari principali che interessano le regioni. Indicatori su capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, tenuta dei servizi sanitari. Ci saranno focus anche naturalmente sui posti letto disponibili, personale dedicato all'emergenza, i protocolli assistenziali avviati. Le regioni in realtà già forniscono gran parte di queste informazioni agli organismi nazionali, per cui a parte alcuni piccoli aggiustamenti, credo che non ci saranno grosse criticità nell'applicazione delle prescrizioni ministeriali. Le ASL stanno completando le comunicazioni che consentiranno a 5.300 abruzzesi selezionati da Istat di partecipare ai test sierologici su 150.000 italiani per sviluppare l'indagine epidemiologica sulla diffusione del virus. Infine, i DPI, in particolare le mascherine, importante fattore di difesa dal contagio in questo momento di ripresa delle attività. Io penso che sul fronte dei dispositivi di protezione il momento critico ormai è stato superato. Attendiamo che le produzioni italiane vadano a regime, ma ritengo che ormai in poco tempo potremmo raggiungere proprio l'autosufficienza anche nella nostra regione. Purtroppo l'uso di questi dispositivi, in particolare le mascherine, ci accompagnerà ancora per molto tempo nella nostra quotidianità e dovremmo non solo abituarci, ma mobilizzare chi è vicino al loro corretto utilizzo.